Allora, beh, niente, siamo qui sul terreno dei fuochi di San Giovanni, e sul campo minato, uno dei due, questo è il ponte. Come si vede, questa è la struttura pressoché terminata, questo signore sta ultimando gli ultimissimi colpi. Analoga situazione è al parco Ginsburg, di cui non si può vedere o comunque intravedere dietro le quinte. Siamo proprio agli ultimissimi dettagli, abbiamo anche due gru, come si vede, che è una novità, perché certi fuochi dobbiamo per forza metterli sulle gru, perché il ponte di Piazza Vittorio ha molti, ha una rete di fili tranviari tremenda, per cui certi fuochi che si aprono molto non passano, e quindi li dobbiamo mettere sulla gru, là dove c'è Net City e Cronaco. Quanti fuochi sono in tutto? Scusi? Quanti fuochi sono? Sono 4.000 fuochi, grosso modo 2.000 sul ponte e 2.000 al parco, circa 4.000 fuochi. Ognuno ha una sequenza logica, poi noi con radiocomando accendiamo quello che vogliamo, diciamo, quindi non è che partono all'avventura. Ah, quindi non è tutto memorizzato prima? È tutto memorizzato, però sarò io comunque che darò il via a una sequenza può durare un minuto, è già programmata sul terreno, io però dirò fuoco alla sequenza numero uno e poi appunto accendendo poi la sequenza fa gli effetti per cui sono state, diciamo, composte in questo momento. Diciamo che lei è il regista? Signor regista, sì. E poi c'è tutta la troupe? C'è la troupe composta di 10-12 persone, tutti artificieri patentati, di cui alcuni si vedono qui, altri sono invece al parco in questo momento. Ci fa solo vedere qualche... ci spiega che cosa sono questi? Sono questi effetti, gli ultimi che stiamo mettendo sono effetti molto rapidi che giocano su ventagli molto molto rapidi, un fuoco molto impressionante. Queste si chiamano candele romane, sono tubi di cartone che sparano 10 colpi. Sono coperte col nylon, anche se non piove, il nylon lo lasciamo per sicurezza, anche perché dovesse piovere all'improvviso non farebbe in tempo a coprire tutto. Qui diamo fuoco al primo colpo, sono 10 già programmati all'interno e l'effetto dura tanto secondo. Invece questi, che sono la parte più, quella più tradizionale del fuoco, sono veri e propri mortai di tiro. All'interno di ognuno di essi vi è un effetto, poi c'è un accenditore elettrico con un filo collegato a una centralina, per cui quando io dico di accendere la sequenza 8 per esempio, questo può essere la sequenza 8, io so già a quello. Se volete vedere più da vicino, i tipi di mortai sono questi, ognuno di essi per esempio vi è una cosa del genere, questa è una che nel nostro gergo viene chiamata bomba o granata, nulla a che vedere con quelle di guerra, questo è un calibro 100 mm, questo è un calibro 75 mm, noi per accendere diamo fuoco qui. Qui c'è un accenditore elettrico, quando schiacciamo entra il fuoco direttamente qui, dalla, diciamo da questa miccia, e fa partire il primo, poi ci sono dei ritardi che fanno partire gli altri. Complimenti. Non è che ogni colpo dobbiamo schiacciare un pulsante. Accendiamo il primo e poi conseguentemente vanno gli altri. Va bene. Allora noi vi auguriamo. Vedete che sono inclinati perché invece di partire uno alla volta partono due a ventaglio e corrispondono. Questa è la teoria dei, diciamo, delle bombe, che sono quelli che vanno più alti. Voilà, va bene. Questa grosso modo è un po' la struttura. Al parco vi sono cose differenti, nel senso che ci sono i fuochi in acqua, cioè da terra vengono lanciati in acqua fanno effetto. Non possiamo metterlo al ponte perché il dislivello rispetto all'acqua è di 15 metri è troppo alto. Invece il parco che là è, diciamo, 2 metri sopra il livello del fiume, e quindi i fuochi vengono lanciati e fanno effetto in acqua. Sarà una delle componenti più originali della serata. Allora noi vi auguriamo buon lavoro.
Grazie. E buon divertimento, perché grazie. Vi divertite anche voi, immagino. Grazie, è pur sempre un divertimento, certo.